Per me creare dei piatti è come creare delle opere artistiche. Quando io faccio un piatto vorrei fare che entrare il cliente dentro quella percezione. Sono Tino Giuseppe e sono uno chef italiano creativo. Cosa posso dire? Che il piatto comunque si deve presentare bello. Diciamo che questo piatto è nato da un'ispirazione, come posso dire, da una visione, da un sogno che ho avuto. All'inizio mi ero immaginato di essere dentro una foresta di bambù, delle foglie che si muovevano. Questa visione era tipo delle onde del mare e in quelle onde ho visto tipo dei tonni, dei pesci che erano lì, che diciamo che ci nuotavano. La mia idea era di prendere dalla immaginazione che avevo alla realtà. Prova a pensare che comunque un piatto che noi usiamo in cucina da portata sia come una tela per un pittore. È chiaro che noi abbiamo uno spazio molto limitato in un piatto. È impossibile alcune volte riuscire a rappresentare l'immenso delle cose che si vogliono. Quindi io gioco spesse volte con un alto valore di colori in contrasto. Quando inizio a creare quei contrasti di colore, riesco a creare un mondo surreale su un piatto. Perché sono cresciuto, diciamo, nelle terre, nelle campagne. Wow, nice. Preferisco andare sul territorio e perché la freschezza è molto più vivo, molto più reale. Mm. Ancora oggi sono un ragazzo ancora molto curioso. La tecnologia, se usata nella maniera intelligente, ci può molto facilitare. Riesco a estrarre a temperatura bassa, sotto vuoto in pressione, il flavor di un ingrediente. Quindi io sono pro per un miglioramento delle macchine. Però penso che la chiave più importante sia l'emozione. L'emozione che io come persona primo ci metto nel piatto quando cucino, ovviamente. È come se gli stessi mandando un messaggio, vorrei cercare che lui percepisce il messaggio di emozione con quello che sta mangiando e con quello che sta guardando. Che pensi? Buono, eh? Com'è? A me sembra che va bene. È come quando guardi la televisione. Sei veramente commosso solo quando senti l'emozione che la storia ti trasmette. Questa è la nostra storia. Io e Toshiba TV.